poi parliamo anche di niente. Grazie per essere qui questa sera, per aver accolto l'invito. E noi facciamo sempre queste serate qui a Udine, che siamo aperti alle altre discipline, alle altre scienze, alle altre arti, come vedete c'è una mostra qui per segnalare quest'altro aspetto che abbiamo in questo ordine, che è l'impegno sociale, l'impegno che noi decliniamo sia in prima persona che in psicologi, ma anche proprio come ordine, come istituzione, collaborando con le altre istituzioni. Di solito facciamo questi incontri con la letteratura e incontriamo persone esterne alla nostra professione. Questa sera è veramente un piacere per me poter fare un incontro con la letteratura, dove il letterato è un collega, è un psicologo. Il libro di Sardo è decisamente consueto per il tema, è riuscito a trovare un'occasione straordinaria per fare una riflessione e poi di fatto, anche se è partito da non so se c'è un genere letterario preciso di questa narrazione di eventi comunque accaduti, quindi magari non è una cronaca, ma è una narrazione, poi Sardo è finito con essere poi psicologo, quindi si vede un tratto legato ai personaggi. Qui questa sera abbiamo questo illustrissimo, grazie per essere qui, che ci faranno insieme a Sardo questa presentazione, che adesso ci godremo tutto insieme. Però potenza con l'altro rubavamo biglietti scritti in del carrozzo con marici in de briette e qualche volta facevamo viaggio fuori da un posto se troppo all'italiano tornava una targa con minula farina, carne, insomma benedire carne scelse sotto i capucci primi trasini da stazione un treno tra l'andata un po' più con il pignano che l'americano avevano fatto sotto fronte. Ma tu stai una volta con i preti, e i tedeschi avevano fatto zumba. Uno in uno tirava la manetta in freno e ci buttavano in terra di zecchiastri. Saltavano un po' più ferriato e poi ci smambavano con i manuoli di carriera di sciamare San Giuseppe. Non potevano scendere dalla stazione, allo giusto era la polizia americana. Certi maroni nere che ci stringeniamo con i mattini cessi. Quando il treno si passava, sotto la galleria, papà, muretta una cristiana a centinaia, strafucata lo fumo e lo mutare. Ai, ma sapere, un ragno di scuola, scarpe siano uomini e femmine, vanno di buttare, e senza star sempre a lucchi e chianti e darti l'invernale. E ha già fatto tutta una vernata della vita, a Nazareth, coppi sta fuori, rideva con l'animale, per buttare la roba da subito contro la banda. La vita ne risolta a spendere, se poteva battare. Tutta quella che non mangiava a casa, lo ponevano pure un po' di contrabbando. E così mi accuscava in un'altra. Valeria Massolini. Sì, io mi sarei, diciamo, procedere come se fosse una situazione tipo seminariale, diciamo, io ci tenevo che mi presentassero delle persone che io stimo moltissimo e chissà, nella mia testa forse hanno anche qualcosa in comune e mi piacerebbe, mi entusiasmerebbe se questo qualcosa in comune potesse essere, diciamo, partenza dal mio libro.
Diciamo che voi mi conoscete, la maggior parte di voi. Io sono veramente oggi particolarmente, sento particolarmente questa cosa, perché è la prima volta che parliamo del mio libro con degli psicologi. In linea di massima, tutti quanti mi chiedono, ma se tu fai un psicologo, come è riuscito di fare una ricca? Io poi cercherò di parlarvi dopo che loro due presenteranno. Io penso che ci sono dei momenti nei quali non si può fare meno di fare delle cose, cioè l'esigenza di doverle fare. Ci sono dei momenti della vita in cui si fanno le cose, e dei momenti degli altri in cui si pensa intorno a quelle cose. E diciamo, sono veramente emozionato di parlare di questo con gli psicologi, perché in realtà noi siamo proprio formati, deputati a fare in modo che le persone pensino, e noi a pensare con loro, no? Aiutare le persone a pensare, perché pensare guarisce, diciamo, questa è la definizione. Mi colpì una conferenza del professore Masullo tanto tempo fa, nella quale mi diceva: ma quanto mai siamo operatori? Cioè, perché, non so se vi ricordate, forse tu ce l'hai, perché vi definite operatori? Operatori sono persone che fanno, noi pensiamo. Allora, mi è venuto in mente di scrivere questo libro perché nella vita ci sono dei momenti in cui si deve pensare per forza. E quel momento per me è stato quello nel quale ho scritto questo libro, che in realtà, diciamo, ho risolto in 15 giorni, perché è stata un po' una febbre quella che mi ha preso. La faccenda di scrivere era un'urgenza che io dovevo immediatamente. Anche perché se uno scrive non è che può fare lo psicologo, lo psicoterapeuta o lo psicoanalista, perché scrivere è una professione. Io non credo di avere la competenza per essere un professionista della scrittura. Però quella cosa che dovevo dire la dovevo dire per forza, e l'unico modo che conoscevo un pochino per poterlo fare, in verità all'inizio mi venne in mente di fare un film, perché era una cosa che io vedevo, questo fu delirante, in senso allucinatorio di sì, perché era un unico che è tutto di sì, perché era una cosa che io vedevo. Ma io non so fare né un soggetto, né una sceneggiatura, né che mai una regia. Ogni volta ho scritto qualcosa di psicologia, quindi mi viene in mente di poter fare una scrittura di questo tipo. Poi fui molto esortato, anzi fui quasi costretto, anzi fui minacciato da volte. Perché naturalmente, essendo uno scrittore, ogni volta che mi veniva in mente qualcosa, io con l'insicurezza del non scrittore, di quello che non ha mai fatto questa cosa, insomma, chiedevo pareri alle persone che sentivo vicino. E queste persone uno mi disse: no, ma tu, se fai all'amore, fallo fino alla fine, e poi dopo se ti viene lo racconti. Invece io facevo l'amore e lo raccontavo mentre lo facevo. Però anche essere lì questa cosa, perché ebbi la possibilità di essere esaltato, e dunque ebbi la possibilità di finire questa faccenda. Dovete fare presto, perché sennò devo andare con tutti quanti, non potevo lavorare. Quindi ci messi 15 giorni, o 30, o 25, adesso non ricordo, ma non perché io sia uno che scrive velocemente, perché doveva chiudersi questa cosa. Mi piacerebbe, diciamo, un po' consigliato delle letture a Valeria, che ringrazio, che è una collega attrice. Tra l'altro ha letto Un passo in Torrese, che è difficilissimo. È Un passo in Torrese perché, poi ne parliamo bene, la maggior parte dei morti in questa tragedia furono di comuni rispiati. Infatti, poi mi dico perché, dalle parti di Torre del Greco, Torre Annunziata, Castello a Mare, ci ha raccontato uno storico che ha fatto delle ricette intorno a questa vicenda. Dire che si è dibattuto.
Balbano è una cosa che non viene molto permessa. Perché tra le varie bugie che furono dette intorno a questa tragedia c'è quella terribile che i balbanesi assaltarono il treno per scialare. Invece in realtà noi sappiamo che lo sappiamo perché emotivamente io ci sono stato, perciò sono sicuro di quello che sto dicendo, perché emotivamente ci sono stato. Intorno a dei documenti che hanno cercato di trovare, ma non ci sarebbe niente. Sono delle persone di una umanità e di una. E ancora oggi, quando si parla al mano, alcuni vecchi hanno trovato questa tragedia. Va bene, poi continuiamo a parlare. Mi piacerebbe sentire Jesse Milano. Quindi aiutami perché si è un po'. Sì, sì, poi si è soltanto un filmato. Sì. E tu perché mi parlate? Michele, ecco il motivo della mia insonnia e della mia angoscia. Aspetta ancora un po', devo fare il caffè, così è. Alle 8 mi preparo, e adesso. Buongiorno signorina, buongiorno signor Pino, salve, salve. Lina, sono nervoso, non ho dormito. Sì. Ho sentito. Perciò mi sono svegliata alle 4:30 stamattina. Siediti e parli. Mi accomodo sul divano marrone di finta pelle, stregolato sui braccioli. Mi è caldo questo divano. Mi sono rigirato nel letto, avevo pruriti. Sì, Pino, ma c'è altro. Michele, Lina. Mi incalza subito. Sì, è quello. Michele, non sei tu, Pino. Michele ha altri problemi e buone risorse. Bisogna dargli il tempo di usarle. È protetto, come sì. Soprattutto devi avere fiducia o fede che dir si voglia. La guarigione di Michele dipende da questo. Non puoi presumere di valutare il potere delle cose che ti sono esterne. Se una cosa funziona o meno, dipende esclusivamente dalla garanzia che tu e solo tu le hai attribuito. Perciò se ottieni nuovi risultati dipende dal tuo convincimento. Ma dai, ma mi devi pregare con convinzione la Madonna San Giuseppe? E poi, puoi finalmente spiegarmi cos'è questa fede di cui tanto parlate? Mi risponde con dolcezza, guardandomi fisso negli occhi. Non puoi attribuire sconfitti o vittorie né a San Giuseppe né nemmeno alla Madonna. Per la fede non so che dire. Credo sia una cosa tipo la speranza, anzi la certezza di un futuro migliore. Vuoi che ti faccia le carte? Non ho mai acconsentito che mi facesse carta. La mia acritica adesione al materialismo storico mi fa sorridere all'idea che la gente si affidi ai leggenti per acquisire sicurezza. In realtà ne ho paura. Ho paura del passato e del presente, figuriamoci nel futuro. Il sonno però stamani mi rende incosciente e spericolato, come quei temerari sulle macchine volanti di un'anziana memoria. E va bene, mi rispondo, come accettando la sfida finale. Siamo seduti uno di fronte all'altro. Prendo un mazzo di carte scure, consunto. Saranno una cinquantina. Le sue mani piccole le dispongono con perizia una ad una, fino a trasformare il mazzo in una lunga striscia, senza più spessore, non pronta ad essere sottoposta al tiraggio. Sono terrorizzato. Lina cerca di tranquillizzarmi. Comincia a parlare in francese. È una lingua che non ha mai studiato, ma che conosce e pronuncia in maniera perfetta. La chiamano a interpretare testi difficilissimi o a fare traduzioni simultanee durante le conferenze e i convegni. La trinca e parla, se tu racla, non permette di analizzare le situazioni passé, présent e futur. Il nous donne a chacun la possibilité d'être maître de notre destin, l'avenir des couilles du présent. Comme le présent de cure du passé. Nous avons tout notre libre arbitre et notre avenir, et entre nos mains. Consulter l'oracle, c'est comprendre et réagir.